giro tocca a me. Sono l'isola Tiberina e vi racconto un fatto che è successo. Dico, nel 291 a.C., a Roma, tanto per cambiare, c'era un'epidemia. E allora una comitiva dei sapienti, per trovare una soluzione, partì per Epidauro, una città greca sacra a Esculapio, dio della medicina, delle guarigioni e delle serpi. Mentre stavano a falli riti adatti, dice che un serpe escì dal tempio e de corsa s'anniscose nella nave dei sapienti. Questi dissero: «Vuoi vedere che Esculapio si è fatto serpe per venire a Roma e vedere la situazione di persona?» E ripartirono de corsa. Anime, questo amore è oramai. Una volta qua, risalendo il fiume Tevere, il serpe sortì fora e non s'anniscose proprio sopra a me. «Ha visto il serpe?» dissero i sapienti, e se cresero che Esculapio voleva un tempio proprio a casa mia. E me fecero diventare il posto delle guarigioni e un ricovero da ammalati. Te credevi che era un caso che ci avessi sopra in ospedale? La luna fa cappuccello. Addirittura mi rimodellorno a forma di nave romana fatta coi travertini. Oggi me ne sono rimasti pochi, ma su quei pochi c'è scolpito il bastone di Esculapio, che mo, per tutto il mondo, fa da simbolo alle questioni sanitarie. Cercava pace Dio. Il tempio invece stava al posto della chiesa di San Bartolomeo all'isola. Tutti i modi, in della chiesa c'è sta un pozzo, che poi era quello da cui si piava l'acqua miracolosa e guaritrice. Nei lustri poi si accorsero che st'acqua non faceva guari più, anzi, faceva morì. E allora il pozzo restò chiuso con due feri. Staciovalli, San Pietro de qui, Trastevere sotto, cor Gian Nicolo in fiore, ma chi sta cuore a cuore lo saprà dove andare.